Benvenuti o bentornati cari amici, io sono Mike Shadow e oggi andremo a fumare dall'ambasciatore italico il giallo soave. Mi scuso per questo problema tecnico, oggi andremo col voice over. Vai con la sigla! Ed eccoci qui, cari amici, come vi dicevo prima, ancora una volta mi scuso con voi per questo problema tecnico, andiamo di voice over, cari amici, e andiamo col giallo soave dell'ambasciatore italico. Questo giallo soave lo troviamo in commercio a 4,80 euro per 5 sigari ammezzati. Vediamo anche molto piacevole questo colore che hanno dato alle box per il packaging. Questo giallo, chiaramente in riferimento al giallo soave. E andiamo ad aprire questi 5 ammezzati. In questo caso davvero ben fatti. Guardateli da vicino, ottimi. Davvero, come l'ambasciatore italico ci ha abituati, andiamo a tasting. Erano anche molto, molto, abbastanza secchi, quindi piacevole, molto meglio, secchi che umidi. Quindi andiamo al tasting, al tatto. Molto bene. Con profumi, in questo caso qua ho trovato dei profumi particolari. C'era del Kentucky, sicuramente, leggero, piacevole, sicuramente un sigaro, anche questo, che si presta più a fumate estive, con sentori agrumati. Andiamo ad accenderlo, questo flame dell'ambasciatore italico, che ancora ringrazio. Andiamo con l'accensione. Nel frattempo vi dico che il tabacco usato, il blend al suo interno di questo giallo soave, è un blend nazionale di tabacchi italiani che troviamo in commercio da Toscana, dal Veneto, insomma, veramente da tutta Italia usano questi blend per gli aromatizzati, che comunque sono di ottimi tabacchi sicuramente. Andiamo ai primi puff. Ai primi puff sentiamo proprio dei aromi agrumati, direi di pasta gialla, pasta arancione, quindi molto molto particolari. Al palato comunque un sigaro rotondo, i primi puff, e comunque con sottofondo anche di Kentucky, piacevole, che equilibra comunque l'agrumato che troviamo al Kentucky comunque che conosciamo noi. Io vi lascio al mio timelapse e ci vediamo dopo per le conclusioni di questo giallo soave. A dopo. Ed eccoci qui, tornati cari amici, veniamo alle conclusioni di questo giallo soave. Allora, veniamo al tiraggio ottimo, direi molto molto bene. Poi veniamo anche alla forza, una forza bassa sicuramente, siamo su un punto su 5, quindi una forza davvero molto molto blanda e leggera per questo aromatizzato. Poi per quanto riguarda il sigaro in sé, veniamo agli aromi durante la fumata, che tra l'altro la fumata si attesta all'incirca sui 15-20 minuti, non di più assolutamente, quindi si presta una fumata molto dinamica. Aromi e sentori, aromi sicuramente al palato, e aromi rotondi, che ricorda molto la pasta gialla della frutta, pasta arancione, quindi una frutta estiva sicuramente, primaverile, che si presta a una fumata molto leggera sicuramente, una fumata che possiamo davvero definire disimpegnata sicuramente, che in questo caso io vi consiglio anche durante la settimana, se avete poco tempo ve lo posso consigliare sicuramente. Poi veniamo anche alla parte del Kentucky, che mi ha stupito, perché in questo caso qui troviamo Kentucky che equilibra l'aroma e il sentore di questo sigaro. Comunque apprezzabile, hanno fatto sicuramente un buon lavoro. Per adesso un aromatizzato, non mi aspettavo questi aromi,
di Kentucky al suo interno, e quindi faccio un plauso sicuramente alla manifattura, e davvero bravi. In più mi ha stupito molto questo sentore agrumato che punge un po' la lingua ad ogni puff, quindi molto particolare trovarlo in un sigaro di Kentucky, e quindi è una buona soluzione, un bel prodotto che ve lo consiglio se cercate una fumata, come detto in precedenza, non troppo impegnativa. Io ve lo posso consigliare sicuramente. Il prezzo, ve lo ricordo, 4,80 € per 5 sigari, cari amici. Io ancora una volta mi scuso per questo piccolo problema tecnico, ma comunque il contenuto c'è, quindi avevo piacere di farvi comunque questo voice over e darvi sempre i contenuti, cari amici. In questo caso volevo tra l'altro annunciarvi questo comunque di aromatizzati, farò un video a sé, un video breve. E dirò un po' la mia sui 5 aromatizzati dell'ambasciatore italico. Farò una mia classifica personale di questi 5 aromatizzati che abbiamo fumato assieme e provato, e quindi farò un video a parte. E poi finiremo in grande stile col torpedo dell'ambasciatore italico. Quindi state sempre connessi sul canale, cari amici. Io, cari amici, vi ringrazio per il seguito. Ancora mi scuso ancora una volta per questo problema tecnico. Come sempre, qui sotto i commenti, lasciate un like se vi è piaciuto il video, ditemi la vostra cosa ne pensate di questo gelo soave, se lo prenderete o l'avete già provato. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione e un saluto dal vostro Mike Shadow. Alla prossima. Ciao!